Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Extra Time. Non è arrivata la tanto attesa quarta vittoria consecutiva in casa Alicata contro la Cavese. Aldino Liotta finisce 2-2, ma che rammarico nel clan gialloblu con il Licata, che era passato in vantaggio addirittura di due reti dopo appena 32 minuti dall'inizio della gara. Si è sbloccato, e questa è la nota certamente più importante della gara, il bomber Roberto Pasca ai primi gol con la maglia gialloblu in questa stagione, doppietta per lui con assist di Vincenzo Riccobono. Il Licata ha dovuto subire però il ritorno della Cavese, che ha accorciato le distanze dopo appena 4 minuti e poi nel secondo tempo è riuscita a pareggiare. Finale tutto da dimenticare con gli atteggiamenti violenti dei tifosi della Cavese. Tutto è scaturito a 7 minuti dalla fine della gara da un pallone che è finito nel settore ospite. Da lì è nato un diatribo, un battibecco con un raccattapalle, e poi la situazione ha rischiato di degenerare dentro il campo. Se nel rettangolo di gioco, comunque sugli spalti, il nervosismo è stato in qualche modo placato, la stessa cosa non si può dire di quello che è successo dopo per le strade della città, con il pullman della Cavese che ha prima lasciato Licata scortata dalle forze dell'ordine, ma con alcuni tifosi che erano con mezzi propri, che invece sono riusciti a venire in contatto con i tifosi dell'Licata. Ci sono stati momenti di tensione e danneggiamenti nella zona del palazzetto dello sport in via Egitto, con vetri in frantumi, cassonetti ribaltati e petardi che sono stati fatti esplodere a pochi metri dalle case, certamente. Ma comunque attendiamo di capire cosa avrà scritto nel suo referto l'arbitro e quali saranno, se ci saranno, le decisioni del giudice sportivo in merito ai disordini di Licata Cavese. Ma andiamo a vedere subito quanto è successo nella 11ª giornata del campionato. Il Licata dunque non vince, ma porta a 4 la striscia di risultati utili consecutivi e comunque si tiene in una zona semi tranquilla di classifica. Vediamo i risultati: Acireale Comprensorio Normanno 0-1, ACR Messina Sambiase 1-0, Agropoli Città di Messina 2-2, Cosenza Gelbison 1-2, Licata Cavese 2-2, Nissa Palazzolo 0-3, Noto Comprensorio Montalto 1-3, Ragusa Vibonese 0-0, Savoia Ribera 1-1. Spicca tra tutte la sconfitta in casa al San Vito del Cosenza contro una Gelbison che si conferma a mazza grandi, e se qualcuno aveva dubbi sulla portata di questa squadra, c'è chi parlava di un fuoco di paglia e che con delle partite che contano le ambizioni della Gelbison si sarebbero ridimensionate. Probabilmente dovrà ricredersi, perché dopo aver sconfitto la CR Messina, la Gelbison sconfigge a domicilio anche il Cosenza, dunque prende ancora più valore, certamente si impreziosisce la vittoria del Licata al Dino Liotta proprio contro l'attuale capolista. Non esce dalla crisi la Nissa, che perde anche contro il Palazzolo 3-0 in casa, probabilmente il periodo più nero della storia recente della Nissa. I biancoscudati non riescono a lasciare l'ultima posizione in classifica, anzi ora sono veramente attardate rispetto proprio al Palazzolo. Sconfitta in casa anche per il Noto e per la Cireale, vale lo stesso discorso che per la Nissa. Anche in questo caso le due squadre sono in questo momento tra le più accreditate, probabilmente a dover giocarsi la retrocessione diretta fino all'ultima gara. Continua invece la striscia positiva del Ribera, probabilmente verrà sorpresa
presa da neopromossa di questo campionato. Ma vediamo questa classifica dopo 11 giornate, vede in testa la Gelbison con 24 punti, seguita dalla CR Messina 23, Cosenza 22, Città di Messina, Comprensorio Montalto 20, Savoia 19, Ragusa e Comprensorio Normanno 18, Ribera 17, Agropoli 15, Cavese e Licata 13 punti, San Biase e Vibonese 11 punti, 8 punti per Acireale e Palazzolo, 4 punti per Noto e Nissa. È una classifica questa che vede il Licata appena sopra la zona dei play-out, e visto come è andata la gara ieri al Dino Liotta c'è il rammarico, perché con altri 2 punti il Licata veramente potrebbe trovarsi in una situazione molto più tranquilla. Ma andiamo a vedere cosa è successo nei 90 e passa minuti che si sono giocate alla Dino Liotta tra Licata e Cavese, una gara comunque piena di emozioni, e dobbiamo anche dire fino al momento della violenza scatenata dai tifosi della Cavese era anche una bella partita in campo e sugli spalti. Vediamo. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. Non riesce a Pippo Romano l'impresa di centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. La Cavese di Pietro Pinto lotta per tutti i 90 minuti e riesce a portarsi a casa un meritato punto. Bellissimo spettacolo in campo, meno sugli spalti nel dopopartita, che ha visto i supporters campani farsi conoscere anche in terra sicula. Disordini e tafferugli nella giornata del quinto anniversario della morte del tifoso laziale Gabriele Sandri. Tornando al calcio giocato, i metelliani di Pietro Pinto devono fare a meno di alcune pedine e si schierano con De Luca, Bove, Cerquentami, Manzi, Angella Serrapica, Russo, Lordi, Ragosta, De Rosa, Gambi. Risponde Pippo Romano con Valenti, Scopelliti, Paladino, Zaminga, Armenio sempre vivo, Zarbo, Grillo, Manfre, Pasca e il fantasista Ricco Bono. Primo sussulto della gara ad opera di De Rosa, che scappa sulla fascia sinistra, ma a tu per tu con Valenti calcia debolmente. Passa un minuto ed è ancora De Rosa a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione, disturbato da Armenio, termina alta. Squillo Licata al 26esimo con Ricco Bono che salta Cerquentami e fa partire un lob di sinistro che sfiora il palo a De Luca battuto. Un minuto dopo, rete giustamente annullata a Zarbo che batte in uscita De Luca servito da Pasca. Vantaggio Licata che matura 120 secondi dopo grazie a Ricco Bono che si beve mezza difesa ospite e la mette al centro dove Pasca deve solo appoggiare per la prima marcatura stagionale. La Cavese prova a reagire con Ragosta ma il suo tiro termina al lato. Licata che colpisce ancora ed è ancora Pasca a siglare il 2-0 ribadendo in rete una corta respinta di De Luca su punizione insidiosa calciata dal solito Ricco Bono. Il Licata sulle ali all'entusiasmo va vicino al 3-0 con Zarbo che per poco non sfrutta un errato disimpegno della difesa ospite ma De Luca è attento. Dal possibile 3-0 si passa al 2-1 con Manzi che su azione d'angolo invia la Valenti con un preciso colpo di testa e riporta in corsa i suoi. Nella ripresa Licata due volte vicino al 3-1. Al minuto 51 Ricco Bono apre il compasso e lancia Manfre solo davanti a De Luca ma il giovane attaccante invece di avanzare liberamente calcia al volo e fa fare bella figura all'estremo ospite che manda in angolo. Sei minuti dopo Ricco Bono, ancora lui, prende la mira ma il suo delizioso sinistro si spegne ad una manciata di centimetri dall'incrocio dei pali. Licata ancora vicino al raddoppio pochi minuti dopo con Zarbo che si vede però annullare un'altra rete dalla terna arbitrale. Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio non perdona il Licata che nel miglior momento subisce il 2-2 ospite. De Rosa lavora un pallone a centrocampo, serve in profondità Ragosta che scappa sempre vivo e con un pallonetto supera Valenti colpevolmente fuori dei pali. Cavese che sfiora addirittura il colpaccio con De Rosa ma Valenti smanaccia agilmente un tiro cross della punta. Gara interrotta per 9 minuti a causa dei tifosi ospiti che sfogano la loro rabbia contro un raccattapalle reo di aver chiesto indietro loro un pallone da gioco terminato nel settore ospite. La gara riprende dopo che gli animi si sono leggermente calmati e arbitro che decreta 9 minuti di recupero ma che fischia alla fine dopo soli 7 minuti suscitando la collera di tutta la panchina gialloblu. A fine gara scontri tra le due tifoserie con i tifosi campani che tornano a casa con alcuni vetri dell'autobus in frantumi. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. A fine gara parlano gli due allenatori delle rispettive formazioni, mentre fuori dallo stadio
la polizia e i carabinieri faticavano e non poco a tenere a bada le due tifoserie, cercavano di far uscire in tutta sicurezza i tifosi della Cavese, cosa riuscita solo in parte. I due allenatori esaminavano in tribuna in sala stampa la gara. Sentiamo, ascoltiamo quindi il mister dell'Licata Pippo Romano e il mister della Cavese Pietro Pinto. La cosa che più mi soddisfa è che siamo venuti qui a Licata a onorare il calcio. Da Ambolevà sapevamo di trovare una squadra in salute, noi avevamo grossissimi problemi di formazione, però devo riconoscere ai miei ragazzi di aver fatto una grossissima gara contro una grossissima squadra che in questo momento era col vento in poppa, 3 vittorie di seguito, venire qua e dopo il 2-0 subire 2 gol episodi abbiamo dimostrato eventualmente che anche noi possiamo tranquillamente uscire fuori dal baratro, perché è una squadra che ha onorato fino adesso sempre quello che il calcio dove si è andato fino nelle ultime 4-5 partite. Abbiamo fatto bene, secondo me il primo tempo abbiamo subito, poi nel secondo tempo penso che l'avversario non abbia fatto più nulla. Sì, c'è il rammarico perché si vinceva 2-0 e la partita potevamo gestirla meglio, perché voglio dire poi alla fine fai 2-0, subito dopo angolo, prendi 2-1 e hai riaperto la partita e la possibilità poi di chiuderla sul 3-1, e quando le partite poi non le chiudi e le tieni sempre aperte c'è il rischio che puoi anche pareggiarle. Oggi ci è andata così, però non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, a parte qualche disattenzione che ci sta, però sul piano della volontà, della corsa, anche abbiamo fatto delle buone giocate, specialmente il primo tempo la squadra mi è piaciuta parecchio. No, abbiamo avuto 5 minuti su 2 palloni che non siamo stati attenti, abbiamo avuto un'incertezza sia con Armenia che con Semprevivo e loro sono ripartite 2 volte. E poi abbiamo fatto credo 35 minuti bene bene bene, non concesso niente, abbiamo fatto 2 gol. Peccato, perché poi quel calcio d'angolo dovevamo stare più attenti e se si andava dentro primo tempo con 2-0 probabilmente sarebbe stata un'altra partita. Però è andata così, non possiamo sicuramente vincerle tutte, sicuramente giochiamo per vincerle, però va bene, dai. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Adesso uno sguardo sugli altri campi della Serie D. Risultati, lo dicevamo, a sorpresa in alcuni casi, conferme in negativo o in positivo per altre squadre, ma vediamo in questo servizio tutti i gol della 11ª giornata del campionato nazionale di Serie D, Girone I. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. Altra batosta per la Cireale, sempre più in crisi, ancora una volta da Cicatena gli uomini di Marra soccombono per 1-0 contro il Paternò di Pippo Strano, autore del gol vittoria, e Mandarano che con un delizioso destro condanna gli accesi all'ennesima sconfitta. La CR Messina torna al successo dopo lo scontro diretto perso 7 giorni fa a Vallo della Lucania, la vittima di turno il Sambiase, gol vittoria dell'honduregno Leon che con una splendida punizione si regala il primo gol in campionato. Pari a suon di gol tra Agropoli e Città di Messina e Caro Tenuto è il primo a metterla dentro per l'1-0 Agropoli. Pari giallorosso che arriva sul finire di primo tempo con Assenzio su una ripartenza nel secondo tempo come nel primo e l'Agropoli a passare nuovamente in vantaggio stavolta con Mallardo. In zona Cesarini arriva il pareggio messinese ed è ancora opera di Assenzio per la personale doppietta. Quindi
quinta sconfitta consecutiva per il Noto, altro exploit esterno per la sorpresa Montalto. Succede tutto nella ripresa con il vantaggio sul rigore del Montalto di Piemontese. Raddoppio dei calabresi che giunge 10 minuti dopo con Zangaro. I netini spingono e accorciano le distanze a pochi minuti dal termine, ma poco dopo è ancora Zangaro ad andare in rete per l'1-3 finale. Nissa a picco, Palazzolo finalmente vincente. Al Tomaselli di Caltanissetta, brutta gara dei biancoscudati che dopo 11 gare sembrano aver già alzato bandiera bianca. Primo gol palazzolese al 50esimo con Provenzano, 2-0 ospite ad opera di Aperi ed un quarto d'ora dal termine, 3-0 finale di Cunzolo sul finire di gara. All'Aldo Campo pareggio a reti bianche tra gli play e i calabresi, Ragusa che ha molto da recriminare con la terna arbitrale su decisioni assai discutibili. Su tutte la punizione gol di Buonarrigo annullata per un fallo in barriera visto dall'arbitro. Continua a stupire Ribera di Totò Brucculeri che strappa un ottimo pareggio a Torre Annunziata, vantaggio bianco scudato al minuto 14 con Esposito che batte Lingua Glossa per l'1-0. Pareggio Crispino di Palazzo che a 2 minuti dal triplice fischio gira in rete un cross di Cusumano e batte l'Occisano per l'1-1. Oplontini, prossimi avversari dell'Icata tra 7 giorni al Dino Liotta. Grande vittoria della Gelbison che passa al San Vito di Cosenza e vola in vetta al girone. Eppure per i vallesi la partita non si era messa bene con i Lupi che al 25esimo passano in vantaggio con una deviazione fortunata di Parenti. Ma la Gelbison non si scompone, al 35esimo Manzillo segna calciando dai 30 metri sfruttando una disattenzione di Straface. Il sorpasso avviene al primo della ripresa quando Alessio Grimaudo approfitta della dormita di un difensore avversario e di testa batte il portiere Silano. Nel finale il Cosenza prova l'assedio verso la porta dei Vallesi ma un grandissimo Spicuzza salva più volte la sua porta parando al 95esimo a Mosciaro il rigore che avrebbe regalato il pareggio ai calabresi. L'Icata che giocherà ancora in casa per il 12° turno, ma andiamo a vedere il programma delle gare che si giocheranno fra 6 giorni. Cavese, ACR, Messina, Città di Messina, Ribera, Comprensorio Montalto, Agropoli, Comprensorio Normanno, Noto, Gelbison, Ragusa, Licata, Savoia, Palazzolo, Acireale, San Biasa e Cosenza, Vibonese, Nissa. E dunque Licata atteso a una nuova verifica casalinga, domenica contro il Savoia c'era chi sperava nell'unplanned delle 2 vittorie consecutive, è arrivato un pareggio ieri contro la Cavese e con il Savoia d'obbligo è attendersi i 3 punti da una squadra che comunque anche ieri, a parte alcune amnesie difensive, soprattutto in occasione della seconda rete, ha dimostrato di essere in palla e di stare recuperando anche i giocatori che erano attardati nella preparazione o comunque nelle prestazioni. Si gioca contro un Savoia che oggi si trova con 19 punti in classifica a ridosso delle grandi e che domenica che ieri è stato bloccato in casa dal Ribera dopo essere passato in vantaggio. Dunque mister Romano preparerà la gara al meglio e nella speranza che l'epilogo sia diverso rispetto a quello di domenica. Dunque domenica ancora il Dino Liotta, Licata Savoia. Dalla Serie D al campionato di promozione, perché al Licata ieri si giocava al Calogero Saporito anche la 10ª giornata del campionato di promozione. La Sant'Angelo Licata è stata sconfitta a sorpresa dalla Ellenica, squadra
che in classifica fino a quel momento si trovava praticamente al penultimo posto, una sconfitta inattesa per la Sant'Angelo, che era attesa invece a una riscossa dopo essere andata a perdere a Scortia sul campo della capolista con il risultato di 2-0. È arrivata una sconfitta con la Sant'Angelo che era andata sotto alla mezz'ora con una rete dell'Ellenica, era riuscita a pareggiare con Curella prima del fine del tempo, ma nel secondo tempo, quando si aspettava una Sant'Angelo più volitiva e più volenterosa di portare a casa i tre punti, invece si è visto un Ellenica che sornione ha atteso i gialloblu di Mister Vedda sulla propria metà campo, ha cercato di pungere e punzecchiare il portiere di casa e poi ha colpito in contropiede al 32esimo. Dunque poi per la Sant'Angelo non c'è stata la forza di poter riequilibrare la gara. Hanno pesato e tanto le assenze di giocatori come Andrea Pinto o Lulu, che era squalificato. Dunque Sant'Angelo di Catta che si conferma comunque a metà classifica con 14 punti in classifica, certamente un buon bottino, ma questi punti per strada alla fine potrebbero essere rimpianti e tanto dall'entourage gialloblu. Prossimo turno la Sant'Angelo giocherà in casa dello Sporting Battiatri e a questo punto è lecito attendersi una riscossa fuori, lontana dalle mura amiche del Calogero Saporito. Altra sconfitta in campo esterno, questa volta per la studentesca Licata, che non riesce a replicare quanto di buono ha fatto vedere fino ad ora in casa. A Gravina di Catania è finita 74-71 per la studentesca, che pur con un organico ridotto all'osso e praticamente un solo cambio a disposizione è riuscita a giocare punto a punto fino alla fine contro i Parigrado catanesi e ha dovuto cedere l'onore delle armi solo sul filo della sirena con un canestro dalla distanza. Quindi 74-71 sconfitta per la studentesca, che comunque si trova anche in questo caso in una discreta situazione di classifica, avendo collezionato in 5 gare 3 vittorie, tutte e 3 casalinghe, 2 sconfitte, una in casa del fortissimo Empedocle Basket e l'altra in casa, abbiamo detto, del Gravina sul filo della sirena. Abbiamo oggi spazio anche alla pallamano, perché sabato è arrivata la prima vittoria in campionato per la Guidotto contro un Regalbuto sempre più alla deriva, sempre più ultimo con 6 punti di penalizzazione. La Guidotto conquista questi 2 punti al termine di una gara tirata, è finita 19-17, segno che quest'anno per le guidottine del presidente Tabbone ci sarà da soffrire, ma vediamo il servizio. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita Alicata. Ce l'ha fatta la Guidotto Licata ad invertire la rotta e così può brindare al primo successo stagionale dopo le 3 sconfitte rimediate fino ad adesso. Al Palafragapane, sotto i colpi di Dedè e compagni, si è dovuta arrendere la formazione ennese del Città di Regalbuto. Gara alla portata delle guidottine, che sono sempre state in testa ma che hanno dovuto faticare più del previsto per avere ragione del Regalbuto, che ha venduto cara la pelle. Protagoniste indiscusse della gara i due portieri, che si sono esibite in parate degne di ben altri palcoscenici. Arriva quindi alla quarta giornata la prima vittoria da tecnico di Caterina Totova, ex giocatrice, ora coach. Caterina Totova, vittoria 18-17 contro Regalbuto. Oggi la cosa che importava erano solo i 3 punti. Esatto, anche perché essendo la prima vittoria in casa, molto importante dopo 3 partite che sono andati, per dire, male, nel senso dei punti, però le ragazze anche in quelle 3 partite hanno dato anima, hanno dato di tutto di più, solo che non abbiamo portato la vittoria a casa. Oggi invece siamo riuscite finalmente, lottando fino alla fine, a ottenere anche i 3 punti. Questo è un gruppo che mischia giovani e anziane, tra virgolette, non è facile metterle insieme. Esatto, è un gruppo molto molto anomalo, anche perché, come hai sottolineato tu, c'è veramente di tutto e di più. Non so neanche esprimere che difficile per un allenatore allenare delle ragazze che già ce l'hanno esperienza, hanno bisogno di un tipo di allenamento, e le ragazze che ancora devono crescere, devono imparare a fare altri miliardi di cose, mischiare e unire gruppo, è veramente una vera fatica. Cristina Zambito, vittoria difficilissima, ma si sapeva già alla vigilia.
Sì, si sapeva, però sul campo abbiamo dimostrato che tanto difficile non era, perché per chi ha visto la partita ci sono stati troppi tiri sbagliati, tiri di liberi, di contropiede, rigori, insomma un po' di tutto. Io penso che il punteggio non ci dà il beneficio che comunque abbiamo, perché almeno noi questa partita la dovevamo vincere di, non dico 10, ma almeno di 6-7. Dopo tre sconfitte consecutive era comunque necessario tornare alla vittoria. Per noi è stato, la vittoria di oggi è stata voluta, perché comunque abbiamo avuto un po' di assenze nelle prime tre partite e non siamo state fortunate, però penso che sia la prima di una lunga serie, perché la nostra squadra c'è, si è vista oggi, e questo perché siamo al completo. Quindi le prossime partite si spera che, avendo questa formazione, possiamo andare avanti. Professoressa Muscarella, dopo tre sconfitte consecutive era necessario tornare alla vittoria, è stato più difficile del previsto contro Regalbutt? Sì, e intanto dovevamo oggi vincere, perché ci serviva per un po' per il morale, per tutto, perché le ragazze hanno lavorato abbastanza sodo, perciò questa vittoria adesso risolleva un pochettino un po' lo scoraggiamento che si era venuto a creare nello spogliatoio. È stata più sofferta del dovuto, perché abbiamo giocato una buona squadra. Avete visto, c'era la Nenku, quella che si alzava e tirava il terzino, hanno un buon pivot, le ali fanno il proprio gioco, perciò ci è venuto un pochettino difficile, anche perché all'ultimo la Deo è stata guardata uomo, e giustamente gli schemi che erano semplicissimi, molto facili all'inizio, non vengono poi fatti nell'ultimo, nel secondo tempo, e a noi un pochettino è risultata. Ma abbiamo avuto anche la sfortuna contro, se avete visto abbiamo preso, non so, i pali, palle buttate fuori a solo col portiere, perciò abbiamo fatto tantissimi anche errori, questo dato al nervosismo della squadra, ma però tutto sommato prendiamoci questa vittoria, godiamocela. Con la mappa alla mano è davvero tutto, questo appuntamento con Extra Time finisce qui, noi chiaramente vi diamo appuntamento alla prossima settimana per raccontarvi ancora delle gesta delle squadre gialloblu. Arrivederci. Questo programma è offerto da Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata.